da possibile discarica a nuovo polmone verde della città. È il destino del vallone di San Rocco che il comune di Napoli ha deciso di risanare affidandone la rinascita interamente ai privati. La giunta ha infatti approvato il piano PUE, piano esecutivo che detta le regole per gli interventi nell'area. L'assessore Luigi De Falco ha sottolineato come da subito sarà possibile per i privati presentare progetti di intervento che vanno dall'inserimento di strutture sportive e sociali e gestione di aree verdi anche adibite ad agricoltura. Il Comune ha già avviato alcuni progetti di collaborazione con i privati, che vedono investimenti di oltre 15 milioni di euro. L'intera area interessata è di 2.250 ettari e vede anche la presenza di luoghi unici per microclima o storia come le cave o grotte di tufo. Ed è quell'elemento che mancava per mettere insieme il parco di Camaldoli e il parco di Capodimonte, che assieme fanno 240 ettari di territorio, più 100 che quelli del Parco delle Colline, per garantire appunto uno degli elementi fondanti delle scelte del piano regolatore della città. Un vero segnale di scelta politica e soprattutto di interventi correlati tra pubblico e privato, ha aggiunto il sindaco Luigi De Magistris. Oggi abbiamo fatto una cosa veramente straordinaria. Tre progetti di riqualificazione di tutta l'area nord-occidentale della città, sui parchi collinari, 300 ettari, iniziative pubblico-private, che significa percorsi, sentieri, strade, impianti sportivi, centri residenziali, centri benessere, strutture ricettive, quindi veramente una riqualificazione definitiva di tutta l'area collinare, al posto delle discariche che fino a poco tempo fa erano nel programma del governo e dei governi.